Cavolo, in questo periodo non esce assolutamente nulla di nulla. Cioè, ci sono solo news su Cyberpunk, visto che c'è stato il 22, la questione azionisti e quindi quanto ha guadagnato e perso in realtà Cyberpunk, o meglio CD Projekt, nell'anno 2020. Per chi non lo sapesse, ha guadagnato 13,7 milioni circa e ne ha persi 50 con i refund. Quindi ha comunque guadagnato, ma poteva guadagnare tipo eoni e eoni in più. Comunque sì, a parte queste stupidate varie ed eventuali, c'è stato un altro leak. Io mi scuso che non escano video su altri titoli, perché sinceramente non stanno uscendo titoli, è un periodo praticamente morto e tutti i titoli che io seguo, se dico un'altra volta titoli mi sparo, non sta veramente uscendo nulla. Quindi sto aspettando, mi sono iscritto a qualche beta, sto aspettando l'update di Valheim, sto aspettando l'uscita di Biomutant, sto aspettando che mi dicano le beta, ehi, puoi andare in beta, buon divertimento, e quindi aspettiamo. Nel frattempo cerco di tirare fuori news e video per quanto riguarda tutto quello che seguo. In questo caso è un bel periodo che seguo assiduamente, o meglio che escono assiduamente news su Cyberpunk, quindi vi beccate anche questa. È una news piccolina, scusatemi per l'intro, ma dai, per una volta ci sta. Quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, se non lo siete già ovviamente, ricordatevi che la vostra iscrizione è gratuita, ma a me dà un supporto di non poco conto. Quindi partiamo con la news e poi vi auguro a tutti una buona domenica. Quindi nuovo leak di Cyberpunk 2077, oltre a quelli già effettuati in precedenza da un altro dataminer, in realtà in quel caso era un modder dataminer, in questo caso è un dataminer diverso che ha leakato l'Epic Games Store, quindi una delle tre piattaforme su cui Cyberpunk viene venduto. In questo caso il dataminer ha usato un tool specifico per fare questa scoperta e ha scoperto il peso e la possibile data di uscita della DLC. Sappiamo tutti che la DLC doveva uscire dopo l'aggiornamento 1.2, che oramai è fuori da circa 15 giorni, quindi dovrebbe arrivare a breve, in teoria, si spera, e in effetti a quanto pare dal leak sembrerebbe così, a meno che ovviamente CD Projekt non annunci rimandi, che è la sua specialità, diciamolo subito, e che quindi la data di uscita venga slittata in un futuro più lontano. Ma per quanto riguarda la versione, quindi Content 1, di cui ne avevamo parlato, l'episodio 1, ne avevamo parlato nel video precedente, che vi rimando a riguardarlo, dovrebbe esserci il link qui sotto in descrizione, da qualche parte, o comunque lo trovate nella playlist degli ultimi video usciti sul canale. Il peso dovrebbe essere si aggirerebbe tra i 20 e i 30 giga, e dovrebbero esserci tutti i contenuti che sono stati tagliati al lancio. E non solo, anche altre aggiunte, come in effetti avevamo detto e avevamo parlato nel video precedente. Per quanto riguarda invece la data di uscita, a rullo di tambore dovrebbe uscire nella primi 15 giorni di giugno. Dico primi 15 giorni di giugno mettendoci delle virgolette che voi ovviamente non potete vedere per ovvi motivi, ma le sto facendo per aria, virgolette per aria, perché in effetti potrebbe essere rimandato. Però per il momento dall'Epic Games Store, quindi dal tool dell'Epic Games Store dato dagli sviluppatori, queste sono le possibilità di uscite, quindi dal 10 al 15 giugno, e la possibile pesantezza della patch, quindi da 20 a 30 giga. In pratica è un altro gioco di nuovo che aggiunge roba e ovviamente andrà a sistemare tutta quella che c'è. Bene, io direi che videino corto, con questo è tutto, noi ci rivediamo con il prossimo video, spero giovedì prossimo, e GG a tutti quanti.